della trasmissione attraverso la web TV della Camera dei Deputati. La Commissione prosegue oggi il ciclo di audizioni informali sulle tematiche riguardanti l'istituzione definitiva del Parco Nazionale di Portofino. L'ordine del giorno reca l'audizione informale di Massimo Caleo, già presidente di Federparchi Liguria. Dottor Caleo, ci sente lei? Sì, sì, mi sento. Era una prova microfono praticamente. Ringrazio Massimo Caleo per la partecipazione ai nostri lavori. Gli cedo la parola per lo svolgimento della relazione. Prego, dottor Caleo. Sì, a me fa innanzitutto saluti a lei e a tutti gli onorevoli deputati presenti della Commissione Ambiente. Volevo ripercorrere brevemente l'iter di nascita del Parco Nazionale di Portofino, anche per chiarire alcuni aspetti che sono emersi durante le audizioni precedenti. Io sono stato quello che materialmente ha presentato l'emendamento nella 17ª legislatura, un emendamento alla legge finanziaria del 2018, dove si istituiva il Parco Nazionale di Portofino e il Parco Nazionale del Matese. Tutto nasce da un incontro voluto dai tre sindaci di Camogli, di Santa Margherita e di Portofino. Sono venuti a trovarmi a Sarzana, la mia città, e mi hanno esposto il loro parere, la loro volontà di trasformare il parco regionale in parco nazionale. E questo per me è stato un motivo di soddisfazione, Presidente, perché circa 20 anni prima, quando ero presidente di Federparchi Liguria, tentai di trasformare il parco assieme ad altre associazioni, enti, il parco nazionale e regionale e nazionale, non andò bene, e adesso invece è cambiata, visto, ho appurato che era cambiata l'aria, ho colto con vera soddisfazione. Tenga conto che nel 2017, davanti al mio ufficio di vicepresidente della Commissione Ambiente del Senato, c'erano tanti territori che volevano far diventare porzioni del loro territorio parco nazionale. Andammo su Portofino e su Matese. Tenga conto che la ragioneria dello Stato, mi pare che anche sicuramente avrà lo stesso comportamento anche con voi, insomma, era molto rigorosa sulla spesa, in finanziaria, quindi non c'è stato nemmeno l'aumento di spesa, perché le spese iniziali di circa 1 milione per l'avvio, no, delle attività necessarie a perimetrare, a fare i confini provvisori, a dargli un assetto, nascono da un atto di generosità degli altri parchi nazionali, perché quel 1 milione di euro che ci è voluto per mettere a disposizione dell'ente nasce non tanto da maggior spesa, ma da un risparmio da parte degli altri enti parco, che erano tutti d'accordo, non c'è stata nessuna opposizione rispetto a questa procedura. Quindi il parco di Portofino nasce con un atto di generosità da parte degli altri parchi nazionali, e otteneva, tra le altre cose, un altro effetto, che liberava risorse per circa 800.000 euro, quanto costava il parco regionale di Portofino, liberava risorse agli altri parchi regionali. Quindi un duplice effetto che secondo me era positivo per la mia regione, e fu accolto positivamente da tante e tante persone. Tenga conto, Presidente, che non parlammo di confini, perché non era nella mia possibilità e competenze, perché di confini lei sa, perché prima c'è bisogno di fare un lavoro scientifico rigoroso da parte dell'ISPRA, di reperimento di territori, poi dopo i confini le definiscono gli enti locali con il ministro per partire. Parlammo certamente di governance, la cosa che potevo non garantire, comunque impegnarmi era quello di vedere se la governance del nascituro parco nazionale rimanesse, come succede in gran parte dei parchi nazionali. In Liguria c'erano, ci sono ancora adesso, delle persone che possono
svolgere benissimo le funzioni di sia di presidente che di direttore. Questo è stato, diciamo così, l'iter in maniera molto. Il tempo, so che non c'è molto tempo per le audizioni, però in estrema sintesi è successo questo. Quindi nessun, ho sentito che alcuni sindaci hanno detto c'era l'impegno da parte del senatore Caleo, già presidente della Federparchi, di garantire l'attuale perimetro del parco regionale. Non è assolutamente vero, c'era un impegno mio a verificare se il futuro parco nazionale, a cui altri enti dovevano dare un parere, poteva rimanere, diciamo, come governance a livello regionale. Poi ritorniamo, diciamo così, più vicino ai giorni nostri. Le fasi che le ho descritto erano intorno al 2017, finanziaria del 2018. Cominciò l'iter, il reperimento da parte dell'ISPRA di un territorio più vasto, assolutamente più vasto, erano circa 12.000 ettari, forse un po' troppo per la mia regione. Comunque aveva un suo rigore scientifico questa proposta di reperimento e diciamo, la proposta del ministero di fare un parco di circa 5.000 ettari che è stata, diciamo così, avversata sia dalla regione che da alcuni enti locali. Ci fu un tira e molla, come lei sa, sentito gli altri enti che si sono succeduti nelle audizioni, e anch'io ritengo che non è possibile andare avanti con un parco nazionale di 1.000 e pochi ettari. Credo che sia questo parco è un parco inutile, un parco che non serve alla mia regione. E credo che da questo punto di vista la proposta di mediazione dell'ANCI di un parco a sette di circa 3.000 ettari più l'area marina protetta possa essere una soluzione che metta e possa mettere d'accordo tutti, gli enti locali e anche aspetti scientifici e naturalistici importanti. Alcuni comuni, come il comune di Rapallo, il comune di Chiavari, hanno deliberato di mettere a disposizione porzioni importanti, zone di protezione speciale importanti, Lecce, Pinete, dal punto di vista naturalistico molto bello, metterle a disposizione del nascituro parco nazionale. Non si capisce la ragione per cui non si possa accettare questa. 20 anni fa succedeva diversamente, erano i comuni che volevano uscire dal parco e per fortuna c'è adesso un'inversione positiva di tendenza. Alcuni territori mettono a disposizione le aree pregiate per poter arrivare ad una superficie che sarebbe in questa fase sicuramente migliore della proposta che è stata fatta dal ministro. E le spiego anche le ragioni. Noi abbiamo un obiettivo da qui al 2030 di arrivare al 30% della copertura del territorio nazionale con aree protette. Non mi pare che si parta con il piede giusto, si parte con un parco di 1.000 e qualche ettaro. Credo che sia veramente insufficiente, credo che sarà sicuramente il parco più piccolo d'Italia e non servirà alla mia regione. Perché l'obiettivo dell'emendamento e del lavoro che c'è stato dietro di preparazione da parte del territorio era quello di legare il litorale, la costa ligure, che è bellissima anche, ma molto antropizzata, molto presente il cemento, dove c'è anche del dissesto idrogeologico, legarla a un entroterra povero, un entroterra che aveva bisogno di un parco nazionale per esprimere tutte le sue potenzialità. Quindi questo aspetto, se facciamo un parco così piccolo, viene meno, cioè legare la costa all'interno e attivare quelle
valorizzazioni che un ente parco può portare, credo che sia un elemento che non si può sottovalutare. Vede, se noi non arriviamo a definire una proposta equilibrata, faremo una brutta figura come Regione Liguria. La Regione Liguria, in quel pezzo di territorio lì, è conosciuta, oltre che per Portofino, per l'amor di Dio, anche perché il comune di Rapallo negli anni passati, per identificare, questo succedeva in tutta Italia, per identificare una zona molto antropizzata, dove c'era una presenza di cemento notevole, si diceva quel territorio è rapalizzato, no? Adesso abbiamo la possibilità di toglierci quella macchia lì, perché se il comune di Rapallo decide di entrare all'interno dell'area protetta, credo che sia dal punto di vista culturale, dal punto di vista del messaggio, un messaggio molto importante per la Liguria e per un certo modo di presentare la Liguria nel mondo. Un'ultima cosa, e poi sono a disposizione se lo riterrete opportuno, per alcune domande. Questa è un'operazione striminzita che nuoce alla mia regione. Portofino è conosciuto nel mondo al di là del Parco Nazionale, non ha bisogno del Parco Nazionale per farsi conoscere di più, però i territori limitrofi, quelli adiacenti, hanno bisogno di un volano di sviluppo economico, di un modello di difesa del territorio, di valorizzazione delle specificità e di un bisogno di conservazione della natura che va al di là del promontorio e della piazzetta. Quindi, se si perde questa occasione, si perde un'occasione molto, molto importante. È la prima volta nella mia vita che quattro comuni come Rapallo, Chiavari, Coreglia e Zoagli, che vogliono entrare all'interno di un parco nazionale, gli si dice di no. E quali sono le motivazioni? Quali sono le motivazioni profonde? Io credo che la buona politica e il lavoro delle istituzioni deve, come dire, seguire anche con rigore gli aspetti scientifici e gli aspetti naturalistici, ma soprattutto in questo caso devono seguire il buon senso e la buona pratica amministrativa. Ed il buon senso e la buona pratica amministrativa portano ad una proposta che non è di 1.000 ettari, ma portano a una proposta che è di circa 3.000 ettari per cominciare, e vi accorgerete, si accorgeranno del valore che ha l'appartenenza a un'area protetta in termini di finanziamento, di modelli di sviluppo, di modelli che anche a Portofino, Presidente, sono un po' in crisi e hanno bisogno di una spinta ulteriore. Credo che questo da parte mia andava detto. Alcune verità, c'è la prova di autenticità sulle mie parole. Credo che ormai anche negli atti parlamentari, insomma, non ho mai parlato di perimetri del parco regionale, e credo che sia sbagliato e controproducente fermarsi a questa polemica. Pensiamo invece alla proposta dell'ANCI, Presidente. Grazie per Grazie a lei. l'ascolto. Ho due prenotati subito, la collega Fria, prego. Sì, grazie Presidente. Ringrazio il senatore Caleo per questo suo intervento e per questa sua precisazione. In questo mese abbiamo potuto ascoltare in Commissione Ambiente diverse voci e posizioni sul parco di Portofino, a partire dalla Regione Liguria, che dà una definizione di parco con 3/4 comuni, ha ovviamente lasciato aperta la possibilità a ulteriori comuni in una seconda fase di inserirsi in questo percorso di realizzazione di questo parco. E, a mio avviso, su questo parco si è creata e sulla
il dibattito che si è aperto, molta strumentalizzazione, in realtà poca informazione, perché ci sono posizioni discordanti. Allora, io credo che un parco, e lei lo sa bene perché viene dalla mia stessa provincia, un parco funziona bene quando c'è una condivisione di obiettivi e di intenti di un territorio, e non un parco magari spezzettato o un parco a spizzichi e bocconi. Io credo che la regione invece abbia fatto bene a individuare un nucleo di base, che poi era quello che lei aveva già individuato nella fase iniziale, perché questi tre comuni che gli avevano chiesto appunto di lavorare su questa realizzazione di parco nazionale hanno espresso la volontà di lavorare in questa direzione. Io credo che, come lei ben ha detto, ci sono degli enti preposti che devono attuare il percorso di lavoro sul parco nazionale, e quindi un lavoro che si sta portando avanti, ma ritengo anche che ci sia una fase che è quella che si è aperta adesso, di poca chiarezza, di ricorsi al TAR e quant'altro. Allora, non crede, senatore, che in questo momento, più che imporre la composizione di un parco, così come lo prevede magari la proposta dell'ANCI, sia meglio individuare un percorso condiviso, che è quello che tra l'altro ha messo in atto Regione Liguria, con una prima fase che è quella attuale e un'aggiunta successiva di comuni per ampliare questo parco? E poi una considerazione, comunque, noi veniamo appunto da un territorio dove c'è già un parco nazionale, che è il Parco delle Cinque Terre, che non è un parco enorme, ma un parco che ben funziona. Proprio perché c'è una condivisione sul territorio e una visione globale sulla gestione di questo parco. Non crede che quindi sia più opportuno lavorare in un percorso di condivisione invece che in un percorso di imposizione? Perché sappiamo poi bene che i parchi nazionali impongono anche dei limiti, delle restrizioni, oltre che essere parchi, essere enti che portano anche dei vantaggi, comunque hanno anche delle limitazioni per quei territori. Allora, non crede che sia più opportuno lavorare in sinergia tra enti e fare in modo che questo parco si possa produrre effetti positivi in una composizione come quella attuale, che è un pochino più piccola, ma in una fase iniziale, e poi successivamente lasciare la disponibilità a altri comuni, secondo un percorso tracciato anche da Regione Liguria e da Ministero, di ampliamento di questo parco. Grazie. Grazie a lei. La collega Ghio, che è collegata. Grazie Presidente. Ringrazio il senatore Caleo per aver fatto questa esposizione, che è molto completa e dà anche il senso e la ragione di un percorso. E credo che ha bene illustrato il tema dell'opportunità di lavorare su un parco che, considerando anche le peculiarità della nostra regione, per sua natura non può essere amplissimo naturalmente, ma neanche ridotto ai minimi termini. E proprio della condivisione di cui parlava prima anche la collega Fria, anche proprio su questo voglio tornare insieme a un altro aspetto che tocco brevemente. Sulla condivisione, appunto, non si capisce la ragione per cui non si voglia proprio mettere in atto la condivisione nei confronti di quegli enti che non soltanto hanno manifestato in più di un'occasione la volontà di aderire al percorso, ma che hanno anche approvato delle delibere del massimo organismo dell'ente locale, ovvero del Consiglio Comunale, come appunto i comuni che ha citato Massimo Caleo prima, alcuni dei quali anche comuni ampi, comuni importanti, per aderire con porzioni pregiate del proprio territorio. E quindi non si comprende la ragione perché questa volontà espressa dei territori non venga accolta, visto che rappresenta un'opportunità per lo sviluppo economico oltre che per la tutela. E l'altro aspetto, che la domanda che volevo porre a Massimo Caleo, è il seguente: poiché ISPRA
che appunto è l'organismo tecnico consultivo su questi temi, ha delle ampie opinioni e che non include i corridoi verdi, così come intermedia, diciamo, quella proposta da ANCI che tiene insieme porzioni di territorio anche di altri comuni, meglio risponderebbe alle forti criticità tecniche che sono state evidenziate anche con lettere scritte da ISPRA, che peraltro abbiamo chiesto di audire in questa sede, rispetto alla proposta formulata da Regione Liguria. Grazie. Chiedo soltanto però a Caleo se ha capito la domanda della Ghio, che è stata onorevole deve ripetere la domanda, perché proprio quando la stava facendo si è interrotta la comunicazione. Mi sentite? Adesso ora sì. Sì. Ok, allora provo a ripetere l'ultima domanda senza rifare tutto il ragionamento. La domanda è, volevo il parere di Massimo Caleo, che bene ha tracciato il percorso, le caratteristiche e le opportunità rispetto al fatto che, poiché ISPRA ha evidenziato delle forti criticità rispetto alla perimetrazione proposta da Regione Liguria, la perimetrazione così ristretta proprio perché non include aree pregiate di comuni che hanno manifestato la volontà di aderire, non include i corridoi verdi necessari in una proposta di parco nazionale. Ecco, volevo chiedere, rispetto invece alla soluzione intermedia, quella proposta da ANCI che tiene conto anche delle proposte dei comuni limitrofi, se questa corrisponde meglio, nell'opinione appunto di Massimo Caleo e nella sua esperienza di lavoro su questo percorso, a quelle che sono le indicazioni tecnico-scientifiche di ISPRA rispetto alle caratteristiche per diciamo, indicare un nuovo parco nazionale. Grazie. Grazie. Tutto il resto del ragionamento m'era arrivato benissimo, soltanto nel momento della domanda ci sono stati problemi. L'ultimo intervento è del collega Simiani. Prego, onorevole. Grazie, grazie Presidente. Ringrazio il senatore Caleo per aver fatto questa ricostruzione. Noi che abbiamo ascoltato un po' tutte le audizioni, credo che questa conclusiva ci serva a capire anche la genesi e soprattutto il quadro più generale. Noi abbiamo assistito a una serie di audizioni in cui chiaramente è emerso questa difficoltà. Noi aspetta, al di là del posizionamento politico, di dover fare anche una, diciamo, una discussione oggettiva, tenendo conto del fatto che questo parco nazionale serve e deve partire, dall'altro però che ci sia una condivisione, un po' come diceva anche la collega, ma sono d'accordo con l'onorevole Ghio quando dice che in questo caso la discussione e il coinvolgimento serve proprio a poter definire un ampio raggio, diciamo, d'azione da parte del parco, e in questo caso coinvolgimento di più comuni, soprattutto aumentando gli ettari a disposizione per il parco stesso. Ora, nelle varie audizioni noi abbiamo cercato di capire quali fossero gli elementi ostativi alla mediazione che aveva fatto l'ANCI dei 7 comuni. Però la domanda che voglio fare, perché voglio capire se lei, anche che vive il territorio in maniera più stringente, ecco, quali sono le reali motivazioni? Perché chi mi dice che ci sono alcune associazioni che si sono messe contro questo ampliamento, dall'altro c'è emerso anche una discussione del tutto poco politica e tutta interna, no? Senza tener conto invece di una ampiezza non solo dell'obiettivo, che è quello di riuscire a far vivere un parco importante come quello, perché credo che oggi sia importante che ci sia un parco, ma che possa avere tutte quelle condizioni che lei diceva. L'ultima cosa, la COP di Montreal, visto che siamo ora in questo momento in tempi di COP, ci diceva chiaramente che noi dovevamo arrivare
nel 2030 a poter coprire una porzione importante di aree protette, in questo caso anche di parchi, di parchi e riserve naturali. Questo di fatto è un obiettivo che comunque dobbiamo perseguire, che questo governo deve perseguire, che credo che possa essere, e questa è la seconda domanda che vi faccio, anche questo è il momento per poter dare un segnale di questo genere. Ora sicuramente dobbiamo recuperare circa 2 milioni di metri, di ettari che ci mancano per raggiungere l'obiettivo. Questi 2 milioni sono tanti da raggiungere, però credo che in questo caso l'obiettivo che noi abbiamo fissato è quello di arrivare al 30% delle aree protette, sia in mare che in terra. È un obiettivo molto ambizioso che secondo me potrebbe essere il motivo anche per poter riuscire a far sì che anche il governo italiano possa seguire questo indirizzo. Grazie. Eccoci qua, dottor Caleo, di quanti minuti ha bisogno? Ma guardi, dipende dalla sua benevolenza e generosità. lei ha svolto il ruolo dopo di me, ma i presidenti sono sempre molto bravi. Comunque 5-6 minuti, guardi, non di più. Benissimo, prego. Allora, rispondendo alla prima domanda dell'onorevole Frigia, volevo partire da un esempio, onorevole, perché noi viviamo nella solita provincia e c'è un parco nazionale molto importante. Lei era un pochettino più giovane di me, e io ho vissuto non da protagonista, ma però da attento interlocutore la fase della nascita del Parco Nazionale. Io mi ricordo il solito, identico campanilismo, ricordiamoci questo campanilismo, che ci fu da parte dei tre comuni, Riomaggiore, Vernazza e Monterosso, nel dire a tutto il mondo guardate che le Cinque Terre sono solamente queste rappresentate dai nostri comuni. Ci fu un lavoro importante da parte del ministro Ronchi nell'allargare questo territorio a due componenti che lei conosce molto bene, onorevole Fria, perché una è in provincia della Spezia, Monastero, Rischiara, cioè tutta quella parte, diciamo così, che da Biassa va verso il mare, e poi c'è il Mesco, Levante. E le assicuro che non è stato facile, però alla fine, nonostante che il presidente Bonannini, che era molto, come dire, cocciuto nelle sue proposte, riuscì a farsi penetrare dalla ragione, perché c'è riuscito, e c'è riuscito anche il ministro, e ha allargato a un territorio più vasto. Perché c'erano delle emergenze naturalistiche, paesaggistiche, culturali importanti che meritavano di essere messe all'interno del parco nazionale. Quindi non c'è un'imposizione, perché guardi, quando io feci il presidente del parco Monte Marcello, Federparchi, i comuni non volevano starci dentro i parchi, e lì sì che molte volte c'era un'imposizione nel metterli dentro. Adesso succede il contrario, perché Chiavari, Rapallo, Zoagli e diciamo così Coreglia hanno dato la disponibilità, il Consiglio Comunale ha dato la disponibilità per entrare. Quindi io credo che ci siano tutte le condizioni per poter allargare in maniera consensuale, tenendo conto anche degli aspetti naturalistici dell'ISPRA. Tenga conto, onorevole, che quelle zone che ho citato, Montallegro, la Pineta delle Grazie, sono già zone ultravincolate, per cui non cambia assolutamente nulla dal punto di vista vincolistico. Sono ex SIC che sono diventate zone speciali di conservazione con rigorose norme
di conservazione. Quindi non cambierebbe assolutamente niente e quelle zone riuscirebbero a legare, sì, quella parte di territorio che ricordavo poc'anzi, che fa riferimento all'interno della nostra regione, perché gli italiani hanno l'idea della Liguria tutta sul mare, ma vi assicuro che la parte dell'entroterra molto marginale, molto trascurata, ricca di tradizioni soprattutto agrosilvo pastorali, ha bisogno di connettersi con il litorale. Vedrete che questa proposta è una proposta che, di cui ne beneficerà la nostra regione in maniera intera. È difficile andare a dire facciamo il parco nazionale in tre comuni che sono tra i più ricchi d'Italia, che hanno rendite autonome, l'IMU importanti, che sono ultra vezzeggiati dal mondo e dalla nostra regione. Quindi l'idea mia, l'idea all'epoca che fu trainante, era quello proprio di cercare attraverso Portofino di creare dei benefici molto importanti per altre parti del territorio. Questa credo che sia la mia spiegazione sulla prima domanda che l'onorevole Fria, che ringrazio della domanda, mi ha fatto. Dottor Caleo, questa parte qui, dottor Caleo, sì, questa parte qui era soltanto per la risposta all'onorevole Fria, vero? Ho capito bene. Sì, ora vado veloce. All'onorevole Fria, la questione di Ispra è il nostro fiore all'occhiello, è il nostro istituto di ricerca scientifica molto di cui bisogna onorarsi e fregiarsi in giro per il mondo. È chiaro che noi dobbiamo tenere conto delle considerazioni che fa Ispra, delle connessioni ecologiche che sono state introdotte nella proposta di Ispra e che ci sono in parte anche nella proposta di mediazione dei sindaci e dell'ANCI. Ecco, credo che in parte la parte, diciamo così, più importante è stata ripresa, quella della connessione territoriale ecologica, che può permettere tante cose positive. Quindi è sbagliato non tener conto dell'Ispra, perché noi la politica può fare tante cose, ma deve anche guardare con rigore e rispetto a quella che è la scienza, a quella che gli aspetti scientifici offrono alla politica per poter scegliere. E molte volte la ricerca e la scienza ci aiutano a scegliere meglio. L'ultima cosa dell'onorevole Simiani, le reali motivazioni, onorevole, non lo so, perché diamo sempre tutte le volte la colpa ai cacciatori, ma siccome io ho sempre avuto un rapporto, diciamo così, di grande interlocuzione, anche se sono un ambientalista, con il mondo venatorio, non diamo l'idea che è ancora una volta colpa dei cacciatori, anche se forse qualche mal di pancia ci sarà, per l'amor di Dio. Però qua mi pare che le ragioni siano un pochettino più profonde, dove prevale molto di più il campanile rispetto all'aspetto venatorio. Montallegro e la Lecceta, credo che, non lo so, può darsi che dica anche una cosa non vera, però sono talmente vincolate che dubito possano arrecare ulteriormente danno al mondo venatorio. L'ultima domanda, in maniera molto 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 telegrafica: la COP ci hanno detto che bisogna raggiungere il 30% di copertura del territorio nazionale. Credo che sia una sfida molto importante, ambiziosa. Bisogna farla partendo anche dall'ampliamento degli attuali parchi nazionali, istituendone degli altri. È certo che se partiamo con un parco di 1.010 o 1.009 ettari, non si parte con il piede giusto. Mi scusi Presidente se ho... Ma stiamo scherzando, no? Mi è dispiaciuto che insomma non ci sia stata la segnalazione della sua audizione all'inizio, che noi abbiamo chiuso con la sua audizione, invece è stata frizzante e anche, diciamo, coinvolgente. La collega Fria mi sembra soddisfatta, la collega Ghio, adesso non la vedo più però, è collegata, Simiani, siamo tutti contenti, ci è andata benissimo. Grazie veramente, grazie dottor Caleo. Grazie Presidente, alla prossima. Buon lavoro. Grazie anche a lei. Quindi ringraziamo il dottor Caleo per la contributo reso ai nostri lavori e dichiariamo conclusa l'audizione informale.